Una preziosa collezione di arte sacra custodita all'interno della collegiata di Santa Maria Assunta a Figline, che raccoglie decine di oggetti di culto, oltre che preziose opere rinascimentali provenienti dall'intera zona del Valdarno. Il Museo d'Arte Sacra di Figline fu inaugurato nel 1983 per volontà di Monsignor Mazzoni e completa la visita della chiesa, elevata a collegiata nel 1493, ma sorta già due secoli prima nell'attuale Piazza Grande, il cuore pulsante del centro storico di Figline. Il museo si articola in tre piccole sale in successione che contengono preziosi e storici oggetti di culto, libri liturgici risalenti al 400 e paramenti di manifattura toscana. Tra le tante opere dei vari artisti spicca la grande pala di Andrea di Giusto, allievo di Masaccio, raffigurante l'adorazione dei magi e proveniente dalla chiesa di Sant'Andrea a Ripalta. Qua sono raccolte opere che provengono da chiese della zona e in modo particolare da tutte le opere che sono state commissionate nel corso dei secoli dal capitolo dei canonici della collegiata. Nel corso degli ultimi decenni è stato arricchito dagli ultimi proposti che ci sono stati con una riorganizzazione nel 2007 e con le ultime acquisizioni sono state fatte, gli ultimi restauri delle ultime opere. La visita continua in sagrestia, dove grazie a donazioni e restauri la collezione si è allargata con ulteriori dipinti, anche contemporanei. Da visitare anche l'interno della chiesa di Collegiata, che oltre alla cappella dedicata alla Madonna ospita la cosiddetta Maestà di Figline, un dipinto su tavola di legno databile al 1320 e firmato dal maestro di Figline, artista rimasto anonimo ma anche apprezzatissimo non solo in Valdarno. Il lockdown e la crisi del turismo ovviamente hanno creato grandissime difficoltà, ma la volontà del comune, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, è rilanciare il turismo con visite guidate gratuite che possano portare all'attenzione dei visitatori questo piccolo grande museo della provincia fiorentina. I nostri musei sono principalmente gestiti da privati ma anche da associazioni, quindi chiaramente una situazione di lockdown che ha reso anche molto difficile poter aprire questi musei ha chiaramente obbligato chi li gestisce a dover chiudere le varie possibilità, quindi diciamo che anche tutte le varie iniziative culturali sono state sospese. E sono tutte opere che hanno un valore molto, molto importante, prodotte dalle maestranze o da artisti che lavoravano su Firenze e che per la vicinanza e per l'importanza anche della chiesa stessa hanno ricevuto diverse commissioni.